Capitolo tredicesimo. Morte e funerale di mio padre, condotta orribile di mio cugino, mia rovina e partenza per Roma col principe Liechtenstein. Finita l'apertura del teatro e interrotto il mio studio di lingua italiana, mi detti seriamente alla musica. Mi levava con l'alba e mi coricava più tardi che poteva, e in tal modo non mi assentava durante il resto del giorno dal negozio dove mio padre mi vedeva con tanta ansietà. Nel susseguente inverno egli fu attaccato di nuovo dalla sua doglia e per quindici giorni fu in gran pericolo. Sul ventesimo dì stava molto meglio ed io andai a divertirmi in slitta fino a notte. Al mio ritorno trovai la donzella di casa che usciva dalla camera da letto di mio padre tutta agitata. Le chiesi come egli stava e mi rispose che peggiorava. Entrai allora con prestezza ed ebbi appena il tempo di baciargli la mano che era quasi fredda ed il dolore e insieme la consolazione di cogliere l'ultimo suo sospiro con le mie labbra. L'impressione che mi fece un tal colpo non è difficile immaginarsi. Non parlerò dunque che del suo funerale. Ebbe egli non solo gli onori di un negoziante, ma tali che nessun nobile aveva avuto prima. La cittadinanza, il corpo mercantile, il clero, le fraterie, le confraternite ed un'infinità di popolo seguì il suo cataletto vi si contarono più di 800 torce accese. Ciò deve sembrare una fandonia, ma pure è vero e non è meraviglia. Quel buon uomo aveva non solo assistito i suoi fratelli, il nipote roveredo, i nipoti a Verona e dotate le loro sorelle, ma faceva del bene a chiunque se poteva. Carità ai poveri, elemosine e regali ai frati e dalle chiese. Dirò ancora di più. ei prendeva dei depositi a ragione del 5 e 6% di interesse. Poi gli imprestava i poveri filatori al 3,5 o al 4%, a ciò potessero comprare la foglia, allevare i bachi e filare un po' di seta. Poche settimane prima di morire mi disse che si accorgeva di essere stato un poco troppo liberale, ma che non se ne pentiva, che aveva fatto molti ingrati, ma che aveva pur trovato qualche riconoscente che lo indennizzava e rendeva felice. Ma il poverello non conosceva abbastanza l'ingratitudine né poteva immaginarsi in qual rovina stava per trovarsi la sua famiglia. Appena seppellito, si trattò di far lo stralcio del negozio. Il signor Rosmini accettò d'essere mio tutore e dei miei fratelli, ma non potendo egli agire né in favore né contro di se stesso, e neppure del suo zio Fedrigotti, dette ampio potere a mio cugino. Questi accomodò l'affare a suo talento, dividendo la rimanenza delle sete e i buoni crediti tra i capitalisti e lui, e lasciando crudelmente a noi pupilli tutti i crediti sballati. Non contento di ciò, ebbe l'audacia e l'infamia di offrirmi 80 fiorini all'anno per restare nello scrittoio, come se io avessi dovuto spazzare i fondacchi. E dopo che mio padre gli aveva accordato 500 fiorini l'anno e un interesse nei profitti alla morte del suo genitore. Io rifiutai con disprezzo ed orgoglio l'offerta vigliacca e scandalosa di quell'ipocrita e mi preparai a litigar secco appena fossi giunto in età. Tutti del negozio, tutti del paese furono sdegnati di un procedere così iniquo. I Fedrigotti e i Rosmini stessi mi offrirono 80.000 fiorini di capitale per levarlo da lui, a condizione però che avessi sposato la Caterinetta. Ma adonta del mio gran desiderio per il matrimonio ed anche per essere utile ai miei fratelli, Pure non potei risolvermi a sposare il denaro solamente di quella ragazza e di rendermi e renderla infelice. Un'altra ragione mi distornava da un tal matrimonio ed era che io mi trovava già impegnato con una certa Livietta Fedrigotti in età di 16 anni, la quale mi promise di non maritarsi prima dei 21 se io manteneva la mia parola e mi faceva avanti in tempo. Feci parte al mio buon principino Liechtenstein di ciò che m'era occorso e del mio progetto d'andare a Napoli, ed ei mi incoraggì a lasciare tutto e a darmi alla musica, sicuro che riuscirei, e m'offerse gentilmente di condurmi secco fino a Roma, dove divisava a dirigersi qualche mese dopo. Stava a Vienna in quel tempo il celebre paisiello, la cui musica drammatica m'aveva toccato più di chiunque altro maestro. Egli componeva il suo famoso Re Teodoro in Venezia. Scrissi subito al mio intimo amico Bridi, colà banchiere, a ciò mi procurasse Paisiello per maestro di contrappunto al suo ritorno a Napoli. Bridi, sempre pronto a favorirmi, tentò e riuscì col mezzo del marchese Circello, ambasciatore di Napoli, e del suo segretario privato, l'abate Leprini. Nota dell'editore a fine capitolo. Paisiello promise non solo di istruirmi, ma non volle sentir parlare d'alcuna specie di ricompensa. Allora io era quasi sempre alla musica, né entrava nel negozio, se non quando era sicuro che mio cugino non vi fosse, giacché la sua persona m'era divenuta insopportabile e disgustevole. Giunto in età maggiore, divenni tutore dei miei fratelli, e voleva attaccare il cugino in legge, ma un certo Tommaso Hortis, Primo scritturale del negozio, mi consigliò a non farlo, dicendo che io non poteva agire senza la sua assistenza, e che Ei non poteva neppure agire contro il cugino tanto ch'io fossi a Roveredo, ma che se io era determinato di partire per Napoli e gli volevo dar procura contro il cugino lo facessi. Mi fidai del Hortis che mi faceva tanto l'amico, ma che, come un nuovo Giuda, mi tradì e finì di rovinare i figli del suo padrone e benefattore. Al primo novembre 1784 partii per Roma col principe Liechtenstein e con l'abate Tachi, preceduti dal corriere Ignazio Sattini di Trento, lasciando ai miei fratelli e ai miei nipoti al di là del bisogno di che mobiliarsi, un poco di denaro e l'usufrutto per trent'anni consecutivi delle mie piccole rendite sul vignobile alla sega in fondo, sul filatoio alla sega in cima e sul campetto ai Sabioni. Talis pater, talis filius. Nota dell'editore. Per il marchese di Somma Circello consultare, se mai, i fasci delle sue interessanti corrispondenze da Parigi in archivio di Stato di Napoli. Salvatore di Giacomo. Fine della nota. Capitolo 14. Mio arrivo a Roma e a Napoli. Conversazione con Don Giovanni Paisiello. Arrivamo a Roma il d 6, ove io non istetti che otto giorni per vedere alla sfuggita una piccolissima parte delle bellezze infinite dell'arte che contiene quella magnifica ed ora povera città, e delle quali non parlo essendo esse troppo cognite a chi viaggia o da chi legge. Preso un tristo commiato dal tachi e dal mio mecenate, me ne andai il d quindici mattina con la vettura del procaccio ed arrivai a Napoli la sera del 20 novembre 1784. Oh, che seccatura per fare 150 miglia! La mattina seguente presentai la mia raccomandativa al celebre maestro don Giovanni Paisiello. Nota dell'autore: Era allora il Paisiello in età di 52 anni, avvenente, di grande statura e con una fisionomia dolce come la sua musica, liberale, anzi sfarzoso, buon amico come buon marito. Visse sempre in perfetta amicizia con la moglie, ma non ebbe mai la felicità di avere un sol figlio. Era pure elegante nel vestire. Portava un frontino e passava almen due ore il giorno alla sua toletta per farsi radere ed acconciare la testa. Fine della nota. Ma colse egli con la bonarietà naturale, sincera e propria di un napolitano. Nota dell'editore a fine capitolo. Stava giusto per sortir nella sua calessetta e per andare a fare la solita passeggiata alla villa reale prima di mettersi al lavoro. Mi propose di andar secco, mancai di svenir di sorpresa e di diletto. Come? Io, povero ignorantello, in calessetta e al passeggio con un uomo simile. Non lo poteva credere. Mi faceva quasi vergogna, pure v'andai. Traversando il largo del castello egli mi disse: O vi o castiello e l'uovo? Nota dell'editore a fine capitolo e chi lo è o Vesuvio, chi lo è o Castiello de San Termo, e un poco più avanti. Chisto è o Triato Reale San Carlo e alla voltata di San Ferdinando. Chisto qua è o Palazzo D'Ore, passato il Gigante, o Villa a Purtice, l'abbascio sta Pompeie. E a Priesso sta Castiella Mare, e po' su riento, l'Isola e Capri. E guarda, Pusillaco, Piedegrotta, eccetera. eccetera io non vedeva nulla i miei occhi erano pieni di lacrime di gioia e di contento nel sentire il dialetto e l'enfasi le di quel buon uomo accanto a paisiello io mi credeva nei sette cieli giunti alla villa reale ed entrati per passeggiare nel giardino occorse presso a poco la conversazione che segue dunque caro il mio tirolese signore io sono italiano è vero scusami abbi pazienza dunque caro mio tu sei deciso a divenire compositore volesse il cielo. E va buono, va buono, lascia fa a me. Sono molto sensibile al disturbo che Ella si vuole pigliare per me, ma non mi scorderò già mai della di lei bontà. Ma tu che diavolo dice? Signore, Ella, lei, ma figlio, sti diermene ricercate e ridicole non si usano a Napoli. Ca non se dà del signore a nessuno. Si dà del voi a pochi e del tu a tutti quante, E perciò non fare più sti cerimonie con me. Come ti piace, imponi. Um, allora, tu hai letto le opere di Metastasio? E con che diletto? Bravo, chi lo è un poeta e un masto dei maestri di cappella drammatici? Mo', quando comincerai a scrivere Ariette, ti sarà più utile Metastasio che l'ignorante paisiello. L'ignorante paisiello, voi scherzate, io vi ho sempre considerato come il primo compositore drammatico del mondo. Mannaggia Mammeta, fosse ovvero almeno. E beh, sappi che nella musica io sono Gonuciuccio. Sono Gonucciuccio, non vi capisco. E Motte parla in italiano tanto che pozzo. Voglio dire che sono un asino. Ma, caro maestro, voi mi scoraggite. Come? Voi, da quel che ho veduto, udito e sentito dire, avete fatto la delizia di tutta l'Europa per un quarto di secolo. Ed ora vi chiamate un nulla. Dopo tante belle opere scritte qua e là con riuscita e furore, dopo tante novità che il vostro genio ha prodotto, vi chiamate un nulla. Caro mio, tu non devi credere che io sia senza amor proprio. Se tu mi parli di esprimere la parola di combinazioni armoniose, di far cantare un pastore, un buffone, un guerriero, un'eroina nel loro proprio carattere, se mi parli di effetti teatrali, ti dirò che io non mi me metto paura a nessuno. Ma in fatto di vera musica mi chiamo uno zero, perché essa è un'arte, una scienza così profonda ed inesauribile che io la riguardo come appena incominciata. In quanto alla novità, dopo la creazione non ben nulla di nuovo su questa terra. Sarò dunque io colui che discoprirà gli arcani e i prodigi della musica e che dopo tutto non avrò neanche la soddisfazione di produrre una novità, caro paesiello mio. Tu mi fai disperare, tu mi farai divenire lazzarone, corsaro o rinnegato. E eh, va chiaro, caro mio, tu sei troppo focoso. Tu non devi pensare alla novità, né approfondare negli arcani della scienza musicale, ma ti basti solo cercare la verità. Studia il tuo contrappunto, senza interruzione. Esamina la musica dei buoni autori, antichi e moderni. Non ti stancare di leggere il Metastasio ed altri drammatici poeti. E quando avrai scarabocchiato qualche pezzo di carta pecora e alcuni quinterni di carta da musica, scriverai giusto e con verità, e ciò farà apparire la tua musica scientifica e nuova. Respiro e vi domando perdono del mio trasporto inconsiderato e ridicolo. State buono, figlio mio, e non me fa tante cerimonie. Permettetemi, caro maestro, che io vi faccia ancora due questioni. Vediamo. Vorrei sapere come avviene che due compositori scrivono sulle stesse parole e che la loro musica è differente, e come un compositore solo possa scrivere tante cose come avete fatto voi, senza ricadere e ripetersi ogni momento, e producendo sempre qualcosa che somiglia alla verità. Mote Capaceto. Cerca due uomini somiglianti l'uno all'altro tanto che sia possibile. Esamina in essi le loro fattezze, e troverai per sicuro che quelle dell'uno non saranno esattamente come quelle dell'altro. Dunque, se i lineamenti del volto differiscono fra di loro, le idee della mente devono pure variare. E ciò corrisponde alla differenza dei due compositori che scrivono sulle stesse parole. Veniamo adesso al compositore solo. Figurati di possedere un albero che si nutrisca, si riposi e ti produca al suo tempo un certo numero di frutta, ma però non tutte della stessa fragranza e bellezza come accade. La novità del compositore è appunto questa che invece di produrre delle frutta, come l'albero, scrive una quantità di note più o meno sensibili o eleganti, ma generate sempre dal suo proprio albero di musica. In quanto poi al ripetersi, tu la sbagli, caro mio, poiché non ve ne ci può essere un compositore o un autore che non si ripeta più o meno. Infatti tutto si ripete in arte come in natura. Caro maestro mio, vi ringrazio al sommo di quanto mi avete detto. Ho più imparato da voi in un'ora di ciò che ho fatto in dieci anni da che incominciai superficialmente ad imparare la musica. Ma se non sono troppo indiscreto avrei un'altra questione da farvi, e poi non vi secco più. Di pur su quanto ti piace. eccome qua. Bramerei sapere qual differenza fate della musica di un compositore italiano e di quella di un tedesco. Ti dirò, se i due professori avessero studiato nello stesso modo non vi sarebbe differenza alcuna, capisci? Mm. Ma gli italiani incominciano generalmente senza finire e i tedeschi finiscono prima di cominciare. Non so se mi spiego. Scusate maestro, ma io non vi capisco. Molto persuado. In Italia non facciamo caso che della melodia, sia per natura o per gli effetti armoniosi che le voci o la maniera di cantare ci producono. Né usiamo modulazioni che per rinforzare l'effetto della parola. In Germania poi, sia per altre ragioni, sia perché i tedeschi si vedgono inferiori a noi per canto, essi non si curano della melodia, né l'usano che pochissimo onde che sono obbligati di servirsi di un'armonia ricercata per supplire in tal guisa alla mancanza e alla bellezza magica della voce. Ma non ve ne nessuno che abbia studiato come si dovrebbe e che si sia distinto? Anzi ce ne sono molti, tanto italiani che tedeschi. E chi sono essi? Te ne citerò qualcuno. Per esempio non v'è compositore italiano che possa superare il canto purissimo del Hasse, i cori ingegnosi e nerboruti del Handel, né le opere tragiche del Gluck, ma non venne pure un solo compositore tedesco che possa superare la scienza del padre maestro Martini, il contrappunto del Durante, o l'armonia grandiosa e robusta del padre maestro Vallotti. Ma è già tempo che io vada a scrivere. Andiamo. Se mi permettete vorrei restare ancora a passeggiare. Bene. Poi vieni a casa mia alle due, troverai un bel piatto di maccheroni col zucchillo, uno stufato alla genovese, e dopo pranzo ti darò da lavorare. Io non so come ringraziarvi, caro maestro, di tanta bontà, né sarò mai felice sinché non possa dimostrarvi la mia gratitudine. State buono, state buono, addio, addio. Nota dell'autore Nota bene, Hasse ebbe la fortuna di trovarsi a Vienna allorché il Metastasio era al servizio dell'imperatore Carlo VI e per il corso di vent'anni scrisse la musica su diverse opere e cantate di quel divino poeta. Tanta fu la fama che s'acquistò con le sue composizioni eleganti, che per parecchi illustri fu chiamato in Germania e in Italia il Dio del canto, titolo che dopo la sua morte fu trasferito al rinomato Antonio Sacchini. Durante fu uno dei dodici candidati che si presentarono a Napoli per divenire maestri di cappella del Conservatorio della Pietà dei Turchini. Si diede loro un madrigale da mettere in musica a cinque parti reali, con contrappunto doppio e severo. La composizione di Durante prevalse sopra i talenti da Vinci, Leo, Feo, Porpora e tutti gli altri. Fu subito impegnato il gran contrappuntista a Vienna per ordine dell'imperatore Francesco I, ma non vi stette che poche settimane per la seguente ragione. Essendo egli stato condotto dai suoi amici ad una rivista militare e da fuoco, fu tanto impaurito e spaventato dallo strepito dell'artiglieria che cominciò a tremare, a ridere, a piangere e a mostrare tanti sintomi di pazzia che fu creduto necessario rimandarlo a Napoli, dove riprese il suo posto nel suddetto conservatorio in cui formò un gran numero di scolari eminenti. Fine della nota. Prima nota dell'editore. La fede di battesimo del Paisiello, riprodotta dal registro parrocchiale del Duomo di Taranto e conservata nella biblioteca a Clavio a Taranto, dice Giovanni Gregorio Cataldo, figlio legittimo e naturale dei coniugi Francesco Paisiello e Grazia Antonia Fuggiale di Taranto, nato nel giorno 8 maggio 1740 alle ore 6 di notte, fu battezzato il 12 dello stesso mese, servendo il rito della Santa Romana Chiesa dall'abate Don Saverio Galeota, canonico di questa chiesa metropolitana. Padrino fu Domenico Reale di Gallipoli. Il paisiello morì a 76 anni compiuti nel 1816. Nel 1784, quando il Ferrari lo vide a Napoli, paisiello non aveva 52 anni, ma soltanto 45. Salvatore di Giacomo, fine della nota. Seconda nota dell'editore. L'autore si sbaglia: Paisiello indicava certo Castelnuovo e non Castel dell'Uovo, che dal posto ove in quel punto passava la Gallessetta non si poteva scorgere. Salvatore di Giacomo, fine della nota. Terza nota dell'editore. L'Asse, Giovanni Adolfo, nacque a Bergdorf, presso Amburgo, nel 1699. Studiò a Napoli e fu allievo del Porpora. Vedi Candler, cenni storico-critici intorno alla vita e dalle opere del celebre compositore di musica Giovanni Adolfo Asse, detto il Sassone. Ma questo libro è pieno di errori. Salvatore di Giacomo, fine della nota.